Ancora dal Palais du Grand Large, dalla sala stampa oceanica della Rode Room con Christophe Julien. Abbiamo visto un po' cosa bolle in pentola tra gli Imoca 60, sulla banchina degli Imoca 60, che è proprio qui davanti alla sala stampa. Però siamo stati a vedere anche invece il bacino, che contiene ben 53 class 40. Questa è una classe ormai emergente, neanche possiamo chiamarla più emergente, una classe insomma conclamata. Conclamata, che è nata, possiamo dirlo, nel 2006 proprio qui a Saint-Malo nella prima Rue du Rhum. Erano una ventina, dovevano essere 40 quest'anno. L'organizzazione ha avuto l'intelligenza, il numero chiuso, invece hanno riaperto. Hanno dato 12 posti in più. E sicuramente non è la classe più spettacolare, più mediatica, però secondo noi, secondo molti osservatori, sarà in questa classe che la battaglia sarà più aperta. Poi anche Andrea Fantini ce l'ha detto, ormai questa è diventata la classe dei professionisti, c'è un cross, un passaggio proprio dai Mini 650, dai Figaro. Insomma, andiamo a vedere cosa abbiamo scoperto girando sulle banchine proprio dei Class 40. Tramonto su Saint-Malo, tramonto della vittoria, le barche sono già uscite, anche Andrea Fantini, la metà quasi, pure un po' di meno della flotta dei Class 40. Tu stanotte porterai fuori alle 3 di notte un Class 40, perché tu sei qui, Ambrogio Beccaria, saluti per il pubblico di Seili, Ambrogio Beccaria è qui a Saint-Malo perché stai lavorando per un team di Class 40. Sì, sto lavorando per un team belga di Jonas Gerkens, che è un ragazzo che ha fatto tantissimi anni di mini, ci siamo stati avversari per tantissime regate e mi ha chiamato per dargli una mano, avere diciamo un occhio critico sulla sua barca, visto che io
non conosco le barche, ma conosco un po' la vela oceanica a questo punto. Lui invece era molto abituato a navigarci, voleva avere un parere completamente diverso, diciamo, uno che gli rompesse un po' le regole. Senti, e che impressione, è la tua prima volta alla Rudder Room quadriennale, sì. Che impressione ti fa? Beh, insomma, fa impressione, è un evento enorme, è pieno di persone, anche che non sanno assolutamente cosa sia una barca, però è pieno di eventi. Cioè, io sono qua da ormai più di una settimana e già una settimana fa a San Malo era assolutamente presa d'assalto. Capisci perché è pieno di sponsor, ecco. Cioè, è chiaro che sono qua per questo, se fai una camminata sul pontile e sei sempre in coda. Insomma. Il fatto che mi dicevi che nei Class 40 ci sono parecchi ex ministi, o anche tuttora ministri, o perlomeno un po' nell'in. Quanto? Il 25% dei partenti sono tutti passati dalla classe. Questa è una cosa importantissima. Class 40, di tutta la regata. Quindi diciamo che in qualche modo tu sei coinvolto, perché tu adesso sei uno dei leader, insomma, della classe mini 650. Quest'anno tutte ste bastonate date dai francesi ormai ti pongono nel mirino. E quindi così c'è qualcosa anche che vedi un po' nel tuo futuro guardando queste barche qui? Ah beh, infatti mi ha fatto veramente male al cervello stare qua, perché non riesco a dormire la notte. Uno, perché c'ho un'adrenalina e domani rimango a terra e quindi non so cosa farò. E due, no, perché queste barche sono proprio belle, sono dei mini scalati un po' più grossi. E dico che fa male un po', perché così ho il timore di non riuscirci, no? Perché comunque sono dei team, iniziano ad essere dei team grossi, importanti, io lavoro per un team in cui siamo in 6 persone, inizi a vedere sponsor grossi, insomma sono dei progetti in cui diventa tutto molto più professionale e si vede che c'è il salto di qualità. Sì, 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 assolutamente. Spero di essere in grado di poterlo fare, però non ho ancora deciso sinceramente cosa farò dopo la Minimi. No, direi che c'è una priorità che si chiama Mini ed è insomma a meno di 12 mesi di distanza, quindi ci arriviamo bene, continuiamo così. Invece quello che ti volevo chiedere era, all'interno del team che stai seguendo tu, perché noi abbiamo parlato con Andrea Mura e Andrea Fantini, insomma c'è una certa apprensione seria, insomma un certo rispetto a questa perturbazione molto grande che affronteranno nelle prime 48 ore. Che si dice lì dal belga? Allora, vabbè, ovviamente poi ognuno ha la sua strategia un po'. Non ti dirò esattamente cosa vuole virare, però diciamo che oggi era parecchio. Ma si stava chiedendo quando è che sarebbe tornato in regata. Quindi c'è l'opzione stop, c'è? Beh, perché molti hanno parlato di questo. Stop fisico comunque è un grosso freno a mano, comunque c'è. Infatti io non ho mai affrontato condizioni così e quindi non so bene di cosa stiamo parlando. Sai, quando vedi lo schermo e leggi 8 metri di onda, ma non sai bene cosa voglia dire, perché non sai quanta onda lunga c'è, quindi è un numero enorme che però fai fatica a comprendere.